Non hai detto di quale romanzo vuoi essere responsabile? Forse è persuasione, perché mi sento sempre più attratta dal suo tono elegiaco. Non faccio parte di questo club. Sì, e come? Mansfield Park. Orgoglio e pregiudizio, Emma, persuasione. 6 persone, ognuna responsabile di un libro. 100.000 Jane Austen! I membri del club di Jane Austen. Andiamo a Parigi, cioè io e mio marito. Credono fermamente nell'amore. Mi mandi una cartolina. Il viaggio è saltato, tesoro. Ma non sanno gestirlo. Mi vedo con una collega d'ufficio. Quando entra nella loro vita. Credi che abbia un tumore al cervello? Credo che si sia innamorato. No, io faccio tifo per il tumore. Ho quasi invitato qualcuno, può darsi che si faccia vivo. È in quest'ordine che li leggiamo? Non sono puntate. Tra Emma e Mr. Knightley non si sente mai una tensione sessuale. Oh, Jane Austen tiene tutti abbottonati. Io avrei proprio bisogno di un incontro nel bosco con Mr. Darcy, in questo momento. Tu che ne pensi di Crick? Hai visto che occhioni sognanti? Non li ho notati. Tu sei peggio di Emma, vorresti vedere tutti accoppiati. Sei molto elegante. Dean crede che Austin sia la capitale del Texas. La scuola è finita. La scuola non finisce mai. Leggendo i suoi romanzi ti chiedi se a Jane Austen non piacessero i mascalzoni. Perché a te no? Continua a guardarmi come se lui fosse il cucchiaino e io una coppa di gelato. Per vivere una storia d'amore nel mondo di oggi. Ma l'attrazione fisica non è una delle forze ingovernabili. Molli i freni e via! Devono porre a se stesse una domanda. Cos'è, un manuale? Potremmo fare di peggio. Leggere Jane è come avventurarsi su un campo minato. Pronti per una storia d'amore? Prontissimi. Il club di Jane Austen. È un antidoto perfetto. Per cosa? Per la vita!